cosa fanno questi? Stanno combattendo tra di loro. Ma che fanno? Salve a tutti ragazzi, sono sempre Redbox e bentornati nel mio canale. Finalmente siamo su un gioco nuovo che non ho mai fatto, ma secondo me vi potrebbe piacere un sacco, perché si tratta di creare delle battaglie con dei cosi che sembrano ubriachi quando si muovono. Questo gioco si chiama Totally Accurate Battle Simulator, ovvero simulatore di battaglie totalmente accurate. Vero e proprio simulatore di battaglie totalmente accurate, non si possono sbagliare. Cioè, le battaglie all'epoca erano come vedete in questo gioco. Noi abbiamo delle unità e abbiamo dei soldi. Con questi soldi dobbiamo comprare le unità per combattere le unità nemiche. Come vedete questa freccia indica verso sinistra, quindi è da quella parte che poi arriva il nemico. Cercherò di essere abbastanza simmetrico, perché le cose non simmetriche mi stanno sulle palle. Play. E vedete, noi siamo i rossi e siamo qui con il nostro contadino con la forca, i pugili e quelli che combattono a mano. Oddio. Guarda come combattono. Ho vinto. Perfetto, si è salvato solo il contadino. Meno male che ce l'ho messo. Noi abbiamo un sacco di soldi in più e quindi direi di fare una bella linea di arcieri sul retro, magari un po' così. E abbiamo 10 soldi e ci mettiamo un peasant davanti, uno senza armi. Vediamo un po' se ce la facciamo. Ok, il nostro esercito sta avanzando. Loro hanno tanti con le mazze e... gli arcieri stanno cominciando. Ma lo scudo è già caduto. Lo scudo è già caduto, perché? No, che schifo, no. Arcieri, per favore, resistete. Arcieri. No, no, arcieri, no. No, Arnaldo. Arnaldo l'arciere, resisti. No, Arnaldo è morto. Giuseppe, vai tu, Giuseppe. Resisti. Resisti, Giuseppe. No. No, no, ho già capito, gli arcieri non sono un granché. Allora, e poi ci mettiamo qualche contadinozzo, tipo qua, qua, qua e qua. Poi ci mettiamo qualche barbaro. Poi ci mettiamo un poacher che non so cosa significhi. Play, ora dovremmo fargli il culo. Cos'è il poacher alla fine? Non ho capito. Perché cadono già il culo? Ah, ma gli arcieri sparano ai nostri, ecco perché muoiono. Hanno una mira di merda gli arcieri. Hanno ucciso uno dei nostri. Gli arcieri sono inutili. Ma ce la dovrei fare easy questa partita. Anche se gli arcieri stanno uccidendo molti dei miei, ce la dovrei fare easy. Oh, perfetto. Sono rimasti... Perché quegli arcieri sono andati lì davanti? Ehi, ok. 4 contro 2, ce la posso fare, manca solo un contadino e abbiamo vinto! Perfetto. Poi ovviamente ragazzi, la cosa bella di sto gioco è che voi nei commenti potete consigliarmi come fare gli eserciti e io proverò a farli play. Vediamo se ce la... Oh, questi sono tutti boxer e ci sono degli arcieri lì di fianco. Ok. Ah, perché è meglio fare così, gli arcieri è meglio tenerli separati dal resto. Gli arcieri stanno sparando intanto ai Dove è volata quella mazza? Gli arcieri hanno sparato anche ai loro soldati, sono rimasti solo loro, dovrei farcela easy. La spada ha fermato due frecce, che figata. Distruggili, distruggili coi pugni, coi pugni, sì. Grandissimi, guardali fieri. E metto un cannone, vabbè, non suona tanto bene. Però abbiamo una bella forza. Ma come sono esplosi? Guardali, guardali. Ho messo due cannoni. Guardali, sparate però, cannoni. Sparate. Oh, che stragi, però uccidono anche i miei così. Ma se li beccassero possibilmente. Li potete beccare. Ha beccato il mio scudo. Non li beccano. Che schifo, che mira de merda. Beccalo per favore. No, dai, il mio cannone. No, non ce la faccio. No. Tipo fanno da scudo loro e loro da dietro gli buttano. La ballista deve essere devastante. È solo che spara tante bugie. Guarda la ballista. Guarda la ballista. Oddio. Bellissime queste due cose qua. No, no, ma l'esercito... Oddio, è fortissima la ballista. Però il mio esercito non era abbastanza potente. Dai, ballista, un altro colpo ben assestato lì in mezzo. Continua così, ballista. Se vinciamo è merito tuo. Quello lì, sulla catapulta. No, 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 quello spadaccino qua mi viene a distruggere la ballista. No, peccato. Alla fine l'ha anche fatto volare via. Li mettiamo tutti qua, così, tipo esercito a caso. Vediamo se va... Che fanno? Guarda come vanno veloci. Oddio. Cosa? Cosa? Ma sono fortissimi sti cosi. Oddio, no, però stanno uccidendo anche i miei. Oddio.
Dio, vai, vai così, continua. Sto vincendo, sto vincendo. Continua. Come defeat? Ah, perché... No, perché ci sono rimasti due di loro. Ok, proviamo. Ora dovrei farcela. Guarda, quello va avanti senza problemi. E ne uccide qualcuno. Mamma mia, tipo 5 in una volta. Lo spadaccino è andato da solo, perché? Vai, 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 così. No, però uccide i miei pure quel coso. Che palle. No, stavolta c'ho la vittoria in pugno. Stavolta ho la vittoria in pugno, mi dispiace dirlo per i nostri nemici, ma ho la vittoria in pugno. È protetto dal mio coso. Non mi viene in mente il nome. È una cosa che usavano anche nell'antica Roma. Victory, perfetto. E mettiamo tantissimi farmer alla fine qui davanti. E un peasant. Vai, vediamo se ce la possiamo fare. Allora, i chari... Oh, questi hanno tanti scudi. Questi hanno tanti scudi. Speriamo di riuscire a farcela. Guardiamola un po' dall'alto. Bellissima sta battaglia. È una figata, sembra tipo Total War, una roba del genere. Gli arcieri non capisco se siano delle merde a mirare o se io li metto in posizioni sbagliate. Però dovrei vincere perché sono rimasti solo due nemici e tanti amici. No, c'è anche uno scudo là dietro. Ok, però dovrei farcela senza problemi. Anche se gli arcieri fanno un po' schifo. Quello è rimasto incastrato, guarda. Non riesce a fare nulla, incastrato. Oh cazzo, ma ho ucciso due arcieri, forse perdo. No, sono... Cazzo, mi sa che perdo. Questo non ha più niente, guarda come corre quello. Che fa? Gli spinge, lo spinge per ucciderlo. Lo spinge per ucciderlo, non ci credo. No. Questo è imbattibile, questo lo vinco easy. Vai, guardali, guardagli gli spearmen. Guardali, guardali. Guarda, boom. Le balliste là dietro. Ora minimo sparano i miei. Lo sapevo. Lo sapevo che sparavano i miei. Oh, oh, le balliste sono OP però. Dai, distruggine altri. Vai, ne sono rimasti due. No, quattro in realtà, si sono rialzati. No, sparano troppo lontano. No, no, no. Oh, che grandissimo colpo che ha lasciato. Ne è rimasto solo uno vivo. Sì, no, è ancora vivo. È ancora vivo l'ultima ballista, vai. Vai, sì. Grandissime le balliste, se ho vinto è solo merito vostro. Buttiamola lì a caso. Oddio, questa è difficile. Questa è difficile secondo me. Barbari, mettetecela tutta. Gli scudi. Barbari. La battaglia gigante. È una battaglia enorme. Però si stanno ammassando i miei cadaveri. Mi sa che ho perso. Ho perso, no. Arcieri, andate avanti. No, no, ho perso. Ho sicuramente perso. L'arciere lì che si fa i cavoli suoi, gli ultimi due arcieri, ho perso, guarda quanti sono. Ok, se non possiamo batterli, uniamoci a loro, usiamo la sua stessa tecnica. Proviamoci, proviamoci, proviamo. Il cannone come lo ricarica? Vai, 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 dovrebbe essere più facile stavolta. Sì, ma gli arcieri fanno schifo. Vabbè, il cannone spara le mie unità però. Ma guardalo il cannone. Spara i miei cannone, perché fai così? No, 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 no. Si è salvato per un pelo il cannone. Vai, 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 continua così, cannone. Sei la nostra ultima speranza, cannone. No! Ok, vedete il peasant davanti che fa da apertura? Perfetto. Perché quelli con le spade le hanno lasciate tutte per terra, le spade? Non ho capito. Perché hanno tutte le spade per terra? I miei con le spade hanno tutte le spade per terra. Ma cosa hanno fatto? Hanno lasciato le armi per andare a combattere così. È ovvio che perdo se fanno così. Vabbè, ciao. Erano disarmati i miei. Cosa la spada che ferma le frecce. Addio, Arnaldo. Ora ce la dovremmo fare. Non hanno lasciato le spade per terra, per fortuna, questa volta. Vai, 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 vai. Vai, vai, distruggili tutti. Distruggili tutti. Wow, 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 questa volta potrei farcela. Credo in voi, soldati miei. Credo in voi. Oh, questi soldati qua stanno distruggendo tutti. Però sono rimasti solo loro quasi. Ce la posso fare, ce la posso fare. Credo in voi, gli scudi che vanno ad attaccare. Questo da solo non viene ucciso. Uccidetelo. Ok, perfetto. Sono rimasti tipo in quattro di lì, due di là. È abbastanza equilibrata come battaglia, ce la potremmo fare. Vi prego. Quei due stanno qua. Cosa fanno questi? Stanno combattendo tra di loro. Ma che fanno? Oddio, che è successo a quello? No, 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 è rimasto uno con lo scudo mio, è morto. C'è uno, un peasant.
Ti prego, due dei miei contro tre di loro. Vai, uccidilo. Perfetto, due dei miei contro due di loro. Uno allo scudo. Vai, vai, vai. Vai, i miei uno, due contro uno. Sì! Perfetto, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Io direi che se questo video vi è piaciuto lasciate tantissimi mi piace. Se arriviamo a 11 mi piace, 2, farò un secondo episodio. Scrivetemi nei commenti se lo volete, perché ci sono tanti altri livelli. Come vedete qua c'è già il livello 7. È un gioco molto carino, secondo me è in pre-alpha e per il momento appunto non è su Steam, ma molto probabilmente più avanti lo inseriranno anche su Steam. Detto questo io vi saluto e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciaone! Ragazzi, una cosa che ho appena scoperto che si può fare è che voi potete fare partite sandbox. Quindi potete fare un esercito a sinistra e uno a destra che poi si combattono. Adesso io ho provato a fare questo esercito a caso con delle robe grosse di qua e robe piccole di là, facendo play. Vedete qua? Vedete i miei cosi di assedio contro un esercito fatto di gente disarmata? E nei commenti sceglierò la formazione più richiesta e ve la farò vedere nel prossimo video di questo gioco. Quindi mi raccomando, commentate in tanti dicendomi che tipo di formazione vorreste vedere per i prossimi video oltre ai livelli normali. Blue Victory.